Sul piatto della bilancia c'è la sanità pubblica da un lato, quella privata dall'altro. Attualmente il rapporto è il 70% per il pubblico, il 30% per il privato, mentre la proposta di piani operativi di frattura prevede un ulteriore sbilanciamento con il privato che salirebbe al 37% e la sanità privata che retrocederebbe al 63%. Un fatto inaccettabile per i due parlamentari del PD Roberto Ruta e Danilo Leva che hanno presentato in anteprima alla stampa i punti salienti della loro proposta di piani operativi alternativi a quella della struttura commissariale, ribilanciando il forte squilibrio già esistente e che verrebbe ulteriormente accentuato dal piano frattura. Una proposta che, come hanno spiegato, parte da quella elaborata dall'ex commissario per la sanità Carmine Ruta. Il rapporto, secondo i due esponenti del Partito Democratico, deve essere necessariamente in favore della sanità pubblica, che si attesterebbe sul 74,3% e con le strutture private alle quali andrebbe assegnato il 25,7%, come accade nel resto del Paese, hanno tenuto a sottolineare. Un discorso nel quale va inserita in particolare la posizione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, che secondo la proposta Ruta Leva deve mantenere la piena titolarità senza equivoci dell'offerta sanitaria per cardiologia e oncologia, che invece, secondo l'idea di frattura, dovrebbe essere conferita in regime di esclusività alla Fondazione Giovanni Paolo II. Insomma, il Molise ha bisogno di una sanità di qualità per frenare la mobilità passiva che rappresenta un costo eccessivo per la regione. Ma per ottenere questo risultato va rivista l'attuale organizzazione dell'offerta sanitaria con l'attivazione delle strutture territoriali, potenziando il 118 e distribuire in modo omogeneo il numero dei posti letto nei tre distretti di Campobasso, Termoli Larino e Isernia Venafro Agnone. Una proposta articolata in oltre 200 pagine che contiene un'idea di sanità pensata su misura per il Molise e i molisani. Io vorrei sottolineare che la razionalizzazione del sistema pubblico necessaria non si comprende perché non debba riguardare anche il settore privato. Perché la sanità privata è complessa. E io perché non devo rafforzare chi mi garantisce la migliore qualità? Noi quello abbiamo fatto. Noi anche nella sanità privata abbiamo fatto scelte. Perché nella sanità privata dobbiamo tenere una così vasta pluralità di soggetti che offrono servizi sanitari e invece non dobbiamo fare anche lì, come abbiamo fatto per la sanità pubblica, una scelta chiara e convinta. Puntare sulla qualità significa ridurre i centri di erogazione e differenziarli. Anche nel privato ne abbiamo fatto questa scelta. La coperta la conosciamo tutti, è quella. E spetta alla politica decidere se tirarla più sulla pubblica o più sulla privata. Ad invarianza, come ci è stato chiesto, di tetto di spesa, il centro-sinistra costruisce un sistema sanitario che parte dalla sanità pubblica e si integra con quella privata, ma che non può fare il contrario. Quindi, questo è un'affermazione di principio che poi va declinata nelle scelte concrete e all'interno della nostra proposta ci sono le scelte concrete che rispondono a questo principio.